Ma lei cosa sta facendo qua? Battemo formento. L'agricoltura di un tempo rivissuta in notturna lo scorso fine settimana a Resana. Gli antichi saperi nella fatica e nel sudore raccontati alla folla presente alla sagra paesana. Tanti volti giovani che non avevano mai visto queste macchine all'opera. Trebbiatrici del secolo scorso perfettamente funzionanti grazie all'attenzione quotidiana di tanti appassionati. Senta, cosa si prova a rievocare queste cose? Bellissimo, bellissimo. Lavoro, tanto lavoro, fatica, però è bellissimo. Nella vita cosa fa? Autista, camionista. Una passione che accomuna il dipendente con l'imprenditore, l'artigiano con il capitano d'industria del settore. È una cosa di cuore questa qua. Senta, ma possiamo dire che queste macchine hanno reso grande il Nord-Est? Sì. Scaldare la coppa per rendere il carburante infiammabile è un'operazione che caratterizza un'epoca rivissuta a Resana con l'aratura notturna. Bisogna avere esperienza per queste cose. È abbastanza. Ma chi glielo fa fare? Solo la passione che abbiamo per queste cose qua vecchie. Uno spettacolo di forza meccanica e di abilità umana in una terra in un tempo dove non c'erano i computer e la guida satellitare. È un'iniziativa che serve per creare dei collegamenti, collegamenti tra le aziende del territorio, le aziende produttrici di macchinari, di mais, e quindi per noi è un modo per favorire l'agricoltura, promuovere e valorizzare il nostro paese.